Signor Gastone, ormai direi molto storico di questo Caprino, sappiamo che comunque sei protagonista a 360 gradi di questa squadra, questo è giusto ricordarlo, ma soprattutto la passione che ti lega al mondo del calcio è sempre un qualcosa di importante nella tua vita, o diciamo è un qualcosa che stai lentamente cercando di farne a meno, no vero? Non è che voglia fare a meno dal calcio. Anzi, ci ho fatto una vita e mi piace stare con questi ragazzi. Speriamo di portargli una ventata di ossigeno per il proseguo di questo meraviglioso campionato. Beh, allora, diciamo che tu è da anni che ormai bazzichi o no a Caprino tra una cosa e l'altra. Io mi ricordo quando giocavo Caprino e tu allenavi, se non sbaglio, i giovanissimi a quell'epoca lì. E ti ha sempre legato una forte passione verso il mondo del calcio, ma soprattutto verso anche i giovani. Come vedi le nuove generazioni che stanno crescendo, soprattutto nella zona del Baldo, perché dopo sappiamo benissimo che non è facile creare un settore giovanile, non è facile avere qualcosa che permette ai giovani ragazzi di potersi allenare in maniera continua e costante. Caprino so che è molto attivo da questo punto di vista, e cosa ne pensi tu per le generazioni anche future? È una domanda molto molto importante, dal punto di vista che effettivamente le strutture ci sono, però mancano le forze, mancano le potenzialità. Speriamo che tanti ragazzi si facciano avanti in modo tale da ricostruire quei settori giovanili che negli ultimi anni sono un po' mancati. Sono l'ossigeno di queste squadre, soprattutto che sono all'esterno della provincia. La città è molto più facilitata ad avere ragazzi di tutti, basta solo andare nel rione vicino. Qua noi all'estremo nord, come tante altre società, hanno delle difficoltà. I giovani sono sempre meno, hanno tutti gli altri impegni del mondo, i social e quant'altro, magari il calcio lo lasciano da una parte, ma non sanno cosa perdono. Diciamo che comunque sì, il mondo del calcio è sempre una bella passione e speriamo che lo resti per ancora molti anni per i nostri giovani, perché è fondamentale. Altro aspetto che non è da tralasciare, questa sera siamo ospiti degli Alpini a Caprino. So che tu ci tieni tanto al mondo degli Alpini a Caprino, sbaglio? Perché tu non è che sei propriamente un alpino, ma sei un... Sono un artigliere. Quindi sempre degli Alpini. Sì, faccio parte del gruppo qua di Caprino e me ne vanto di questo, perché è un bel gruppo, un'associazione importante che dal punto di vista umanitario, dal punto di vista della presenza sul territorio e in tutti i settori. Ci stiamo battendo e speriamo che tutti siano felici e contenti di averci vicini. Beh, questo guarda, sicuramente dopo questa serata, tra il mangiare buonissimo e il posto dove ci avete accolto nel fare questi ringraziamenti e questi auguri di Natale con il Caprino, sicuramente è stato un qualcosa di positivo. Signor Gastone, faccia bravo, in bocca al lupo per tutti. Prego il lupo. Ciao, auguroni.